Questa foto l'ho scattata io. Potete notare Ercole Patti con Vitaliano Brancati. Ercole Patti amava i momenti di convivialità e la cucina semplice e la condivideva con il suo grandissimo amico Vitaliano, della cui morte, però, sofferse parecchio. Questa fotografia me la ricordo. Ci sono Ercole Patti, Gina Lollobrigida, Salvatore Quasimodo. Eravamo al Festival del Cinema di Taormina e proprio in quell'occasione la Lollobrigida si candidò al ruolo di protagonista del film Un bellissimo novembre, che sarebbe stato girato di lì a poco dal regista Mauro Bolognini, e riuscì ad ottenere la parte. Lo zio Ercole Patti, scrittore, autore teatrale, sceneggiatore, critico cinematografico, e chi più ne ha più ne metta. In lui convivevano due stili, il grottesco e l'iperrealismo. Mia cugina infatti diceva che leggere un suo romanzo è come sfogliare un album di fotografie. Vabbè, adesso non starò qui a farvi un'analisi dei testi, piuttosto vi parlerò del personaggio, del parente, sì, perché io... Io sono la pronipote di Ercole Patti. Non ho vissuto tanto con lo zio perché lui morì quando avevo soltanto 5 anni, però il mio ricordo è molto vivido. Ricordo quando, ad esempio, noi andavamo a trovarlo nella casa di Pozzillo e lui ci salutava, ci accoglieva dalla cima della scala interna. Era per me una figura gigantesca, non era molto alto, però per me era un gigante, perché gigantesche erano le sue gesta che la mia famiglia mi ha sempre raccontato. Ad esempio mia madre lo seguiva spesso nei suoi viaggi ed ebbe modo di incontrare tanti personaggi illustri. Uno fra tutti è Eugenio Montale, con cui fece una bella passeggiata in un pomeriggio milanese insieme alla moglie di Montale, che lo zio chiamava affettuosamente la mosca per via degli occhiali spessissimi, ma questo Montale non lo sapeva, anche se comunque, pur essendo orba, ci vedeva bene col cuore. Lo zio era figlio di un avvocato, uno dei più illustri avvocati catanesi, Luigi Patti, che aveva uno studio avviatissimo, tant'è che quando morì lasciò questo studio con ben 700 cause ancora in corso. E ovviamente il padre, Luigi Patti, voleva che Ercole diventasse anche lui un avvocato, ma Ercole voleva fare il giornalista. Però ottenne dal padre di poter studiare per 6 mesi a Catania giurisprudenza e 6 mesi l'anno vivere a Roma per cercare di intraprendere questa carriera. Nel 1922, quando finalmente si laureò, decise di andare a vivere a Roma e intraprese la carriera giornalistica. Lavorò per tantissime testate, per il Tevere, il Popolo di Roma, per il Messaggero, per la Stampa, per il Corriere della Sera, anche per la Sicilia. E viaggiò parecchio, come inviato all'estero. Roma era una città molto amata da Ercole Patti. Ercole adorava i personaggi, i tipi, le situazioni che la capitale gli offriva come spunto per i suoi racconti. Infatti, in un volume che si intitola Quartieri Alti, che è una silloge di raccontini, descrive appieno una serie di personaggi. E tra questi racconti ho scelto l'attor giovane. L'attor giovane che descrive appunto un personaggio dell'epoca e questa società romana che lui definiva consumistica e filistea. L'attor giovane ha ormai più di 50 anni, ma è ancora bello, castano, conserva il suo ruolo, fa il giovanotto. Vedendolo passare con il suo cappotto chiaro di stoffa ruvida e spigata, la gente dice: è straordinario, sembra un ragazzo, non dimostra più di 35 anni. È vero, infatti, specialmente visto da lontano, sembra realmente un giovanotto. Tutto in lui è straordinariamente giovanile. La giacchetta a vita con lo spacco dietro, le grosse e lucenti scarpe a doppia suola, la cravatta fresca e viva sulla camicia colorata, il taglio dei capelli sulla nuca, la paglietta sbarazzina calata sulla fronte. Anche il passo è snello ed elastico, ma ha più di 50 anni, questo è fuor di dubbio.
li ha proprio, insomma, non glieli può levare nessuno. Sei giovanissimo, dicono tutti, hai un viso da ragazzo, ma nessuno si è mai sognato di dire queste cose ad un vero giovane. Queste frasi si dicono solo a quelli che giovani non lo sono più. L'attor giovane ha la pelle chiara, pallida, i capelli castani, ma di quel castano che ha un che di sospetto, di equivoco, non che i capelli siano tinti, ma c'è qualcosa che non convince. La pelle del viso è bianca, fina fina, e vista da vicino è quasi trasparente, affievolita, come bollita dagli anni. E sembra che da un momento all'altro debba liquefarsi. La pancia è frenata sotto la giacca dalla fascia elastica, le rughette morbide e fine attorno agli occhi sono distese pazientemente a furia di massaggi, di pannolini caldi, di bistecchine crude, di lampade di quarzo. Gli acidi urici inesorabili, arginati, ritardati diligentemente con ostinazione a forza di polverine, gocce, bagni turchi. Ogni cosa è tenuta disperatamente su con tutti i mezzi e l'attor giovane può permettersi ancora delle eleganti e spigliate discese giù per via Veneto, delle entrate frettolose nelle sale da tè degli alberghi di Roma, suscitando l'ammirazione delle ragazze. È un giovanotto, ma un giovanotto di vetro soffiato, fragilissimo, che può volare in frantumi da un momento all'altro. La sua è una giovinezza molto pericolosa, molto più precaria della maturità degli altri cinquantenni, che sono solidi e forti, hanno i capelli brizzolati, sono calvi, dimostrano l'età che hanno e lottano a viso aperto con la vita. Lui invece fa un esperimento difficilissimo, un gioco pericoloso: mantenere l'aspetto trentenne a 50 anni suonati. Ha messo gli anni pazientemente, delicatamente, uno sull'altro, come in uno di quei giochetti di costruzione dei ragazzi, fino a formare una colonna sottile, altissima e tremolante. Continua ogni anno ad aggiungere un pezzo alla costruzione. Il gioco diventa sempre più difficile, la colonna oscilla. Ma lui continua il suo gioco. L'attor giovane non sarà mai un uomo maturo, sarà sempre giovane, giovane, per lunghissimi anni giovane, e una mattina all'improvviso vecchio cadente. In una sola notte compirà il salto gigantesco, pauroso, un salto di 40 anni. Ma resiste finché può e si priva di tutto pur di conservare l'aspetto giovanile. Una bottiglia di vino, una finestra socchiusa, un piatto di funghi trifolati potrebbero rovinarlo, assestargli la mazzata finale. Lui lo sa e si difende. Gli altri cinquantenni fumano sigari, bevono, fanno tardi la sera. Lui invece deve difendersi nel segreto della sua casa. Chiude la porta a doppio giro di chiave, abbassa le tendine e nella penombra impegna strenue lotte contro i reumatismi, lotte acerrime e silenziose di cui né il portiere né gli altri inquilini sanno nulla. Poi esce pallido e va con il suo aspetto giovanile per le strade eleganti di Roma. Saluta a destra e a sinistra, bacia le mani alle signore, scherza coi ragazzi, ma sotto la giacchetta sportiva color champagne, sotto il panciotto fior di lino, la vecchiaia lavora segretamente come il tarlo roditore. Il guscio esterno rimane sempre giovane, ma dentro non c'è che il vuoto. E un bel giorno crollerà tutto in un nuvolo di polvere secca ed egli morirà giovanissimo e decrepito. (Ride)
lo zio era assai ironico, ma non solo. C'è un volume che a me piace tantissimo, che si intitola Roma amara e dolce. In questo volume lui racconta degli episodi salienti della sua vita, soprattutto nel periodo del ventennio fascista, che lui definiva una gigantesca carnevalata, e il periodo della Seconda Guerra Mondiale. Lo zio venne imprigionato, andò in carcere il primo ottobre del 1943. Andò in carcere a Regina Coeli, dove trascorse 3 mesi, nel braccio dei traditori badogliani. Chi erano i traditori badogliani? Quelli che avevano accolto, diciamo, la caduta del fascismo del 25 luglio con una certa gioia, ecco. E inoltre, zio Ercole aveva pubblicato degli articoli sul popolo di Roma che non erano piaciuti alla nuova federazione di fascisti che si era insediata a Roma con l'arrivo dei tedeschi. E così passò ben 3 mesi nel carcere di Regina Coeli. Lui ricorda il giorno del suo arresto, il primo ottobre. Bussarono alla porta, lui pensava fosse il ragazzo del ghiaccio, e invece si presentarono 6 uomini armati fino ai denti. E beh, lui, andando via, ridacchiava, pensava: chissà cosa penseranno i miei vicini, vedono questo gran dispiegamento di forze per portar via me, scambiandomi quasi per un criminale incallito, chissà quale criminale, di quale specie. E poi soprattutto la frase che il federale, entrando a casa di Ercole Patti, affacciandosi sulla terrazza di quell'attico sul lungotevere Flaminio, la frase che il federale esclamò: oh, che bella posizione! Ercole Patti andò in prigione pensando che sicuramente il suo appartamento sarebbe diventato presto un covo di camicie nere. Ecco. Ercole Patti fu scarcerato dopo 3 mesi grazie a un falso ordine di scarcerazione che gli procurò l'amico giornalista Mario Missiroli del secolo XIX. Venne scarcerato lui insieme a Sandro Pertini, Saragat e tanti altri. Io ho trovato a casa mia un prezioso testo inedito che si intitola I fucilati di Verona. Zio Ercole incontrò in carcere 4 membri del Gran Consiglio che avevano votato l'ordine del giorno Grandi, che avrebbe poi sancito la caduta del fascismo e l'arresto di Mussolini. Di questi 4 membri del Gran Consiglio, 3 vennero fucilati a Verona insieme a De Bono e a Galeazzo Ciano. Galeazzo Ciano fu amico di Ercole Patti, si incontrarono per la prima volta al Teatro degli Indipendenti a Roma. In quell'occasione Ciano recensì uno spettacolo di Ercole Patti, L'atto unico e il carosello, e poi si rincontrarono a Shanghai. E lì Galeazzo Ciano fece una gran festa a Ercole Patti, gli chiese di accompagnarlo, andarono in giro per Shanghai con dei portatori di risciò, e poi a un certo punto Galeazzo Ciano fermò i portatori di risciò e gli intimò il saluto al duce, ma i portatori di risciò, giustamente, non parlando la lingua italiana, non capendo nulla, lo guardavano stupiti. Allora Ercole Patti, per non scontentare l'amico, per fargli un piacere, gridò: viva il duce! E in quell'occasione Ennio Flaiano lo definì fascista de garbo. Chi era addirittura commovente nella sua modestia, nella sua innocenza e nella sua sviscerata fiducia nel duce era Gottardi, uomo di non grande personalità. Per lui il duce era tutto, il suo Vangelo, il suo oracolo, il suo Dio. Spesso con lui, che era una gran brava persona, facile alla commozione, trascorsi delle ore in quei lunghi pomeriggi dell'inverno di Regina Coeli, durante il quale, nonostante il freddo, le vigorose cimici, discendenti di antiche dinastie di cimici che vivevano nelle crepe dei vecchi muri del carcere romano sin dalla fine dell'Ottocento, continuavano a prosperare, discutemmo di varie cose, soprattutto di politica e di fascismo. Nonostante il mio accanimento polemico e il mio costituzionale antifascismo, non riuscii a scuotere neanche di un millimetro la sua illimitata venerazione per il duce. Era disposto a riconoscere le colpe di alcuni gerarchi, ma sul duce non ammetteva discussioni. Anche lui era convinto che, votando quell'ordine del giorno, aveva reso un servizio alla causa fascista. Quando fu davanti al plotone di esecuzione, pur avendo saputo poco prima che Mussolini gli aveva rifiutato la grazia, si sciolse le mani dalla spalliera della sedia alla quale lo avevano messo a cavalcioni e legato. Si voltò e, alzando il braccio nel saluto fascista, gridò: viva il duce! Prima di rotolare per terra, crivellato di pallottole. La notte che li portarono via, lui e i suoi compagni, per condurli a Verona, staccò dalla parete alcune immagini dell'Addolorata e di un altro santo. Se li mise religiosamente nel portafoglio, mi
abbracciò e si avviò per la scala con gli occhi gonfi, tenendo in mano il sacchetto con la sua poca roba di carcerato e nel petto la sua incrollabile venerazione per quel duce che non avrebbe mosso un dito per sottrarre al plotone di esecuzione il suo più fanatico e fedele adoratore. Dall'alto del ballatoio, davanti alla mia cella, li vidi per l'ultima volta tutti e quattro alla fioca luce delle polverose lampadine notturne che illuminavano appena il freddo corridoio, avviarsi con i loro piccoli involti in mano verso il grande cancello del braccio che si richiuse con quel metallico suono carcerario alle loro spalle. Zio Ercole fu entusiasta della vita, sì, lui era animato da un grande ottimismo, un ottimismo giovanile che mantenne anche durante la vecchiaia. Mia sorella infatti diceva che lui era solito sempre togliersi un anno di età, ecco, aveva sempre un anno in meno. E il suo editore, Valentino Bompiani, diceva di lui che lo isolava dagli altri intellettuali il suo odoroso entusiasmo vitale. Zio Ercole, amante della bella vita, delle cose belle, aveva una 500 che lui reputava la più bella del mondo, era una 500 come tutte le altre, e fu un gran viver, non si sposò mai, non ebbe figli perché gelosissimo della sua libertà, però ebbe una vivace vita sentimentale. E allora io mi chiedo, chissà quanta della sua vera vita sentimentale sia contenuta anche nei suoi romanzi più famosi, i suoi romanzi più sensuali. Ecco la sensualità, è una caratteristica di Patti, una sensualità più struggente che trasgressiva, sensualità che ritroviamo in tanti romanzi, come ad esempio Un amore a Roma, Un bellissimo novembre, La cugina, I racconti delle donne, Graziella, ancora giovannino. E adesso vi racconteremo un frammento tratto dalla cugina. Un giorno Agata, con un biglietto lanciato nel giardino di Enzo, gli aveva dato appuntamento a casa sua. Erano più di 2 mesi che non si incontravano, i loro nervi erano tesi fino allo spasimo dalla voglia di fare all'amore. Ninì, il marito di Agata, doveva partire per la campagna subito dopo colazione. Enzo spiava da dietro una persiana il cortile della villa, ma Ninì aveva rinunziato a partire. Enzo lo vide infatti di lì a poco con un paio di stivali gialli e un frustino in mano che girava per il cortile dando ordine al cocchiere. La voglia di vedere Agata era così forte che Enzo decise di andare lo stesso da lei. Scese in giardino, si avvicinò alla cancellata, fece finta di accorgersi allora di lei e salutò Ninì con la mano. «Che fai?» gli chiese Ninì. «Non ho voglia di andare a dormire e passeggio». «Vieni qui! Vieni a vedere i cavalli!» Era un chiaro e disteso pomeriggio di ottobre. Il cortile della Villa Scuderi era illuminato a metà da un sole ancora caldo. Nella zona in ombra, affacciata a una finestra della biblioteca, c'era Agata, coi gomiti puntati sull'alto davanzale e il volto appoggiato sulle palme delle mani. Da sotto si vedeva dietro di lei il soffitto a cassettoni con dorature di oro vecchio e la parte alta di uno scaffale gremito di libri. Dalla finestra accanto, aperta anch'essa, si vedeva il vecchio orologio a pendolo che andava su e giù. Agata salutò con un cenno della testa Enzo. «Finalmente ti si vede», disse. «Sono secoli che non si sa più nulla di te». «Giacché sono qui», disse Enzo poco dopo, «voglio vedere una cosa nell'enciclopedia Ballardi. Vado un momento su». Fece le scale di corsa. Agata gli andò incontro, si strinsero e si baciarono nel mezzo della stanza. Poi Agata tornò ad affacciarsi, mentre Enzo rimaneva dentro sfogliando un volume. Di lì a poco si affacciò anche lui. «Ho trovato», disse. «Vorrei pigliare un appunto. Mi dai una matita, Agata?» Agata rientrò. Si abbracciarono ancora respirandosi in bocca. Poi Agata tornò ad affacciarsi e si mise a parlare col marito. «Ma che cos'ha quel cavallo nel collo?» chiese. «Una ferita?» «Ah, è graffiato dal finimento, non è niente!» Agata rientrò un attimo per abbracciare Enzo e immergergli la lingua nella bocca.
Pochi secondi soltanto e tornò alla finestra, sconvolta da quel bacio. Poco dopo allungò un piede verso l'interno, quasi facendo segno al cugino che si avvicinò curvo e le prese la gamba in mano. La baciò nel polpaccio, nella piegatura del ginocchio. Il sangue le batteva nelle tempie. La voce di Ninì chiamò da sotto: «Enzo!» Enzo si ricompose e si affacciò all'altra finestra. «Che fai? Perché non scendi?» «Sto copiando una cosa dall'enciclopedia a proposito di certi funghi velenosi. È per una scommessa. Fra 5 minuti scendo», rispose. E tornò a carponi a prendere in mano la gamba che Agata muoveva. La baciò ancora. Le sue mani ormai la carezzavano tutta sotto le vesti. Fino a quando lui, non riflettendo più tanto a quello che faceva, non le sfilò le mutandine per toccarla meglio. Lei stava immobile, tenendosi il volto fra le mani. Il suo cuore batteva dei colpi così forti che aveva quasi paura si sentissero dal cortile. Rannicchiato dietro l'alta finestra, Enzo le si fece addosso e le si piegò sul davanti per facilitare la manovra. Rimasero immobili in quella posizione, un poco sgomenti. Ninì dal cortile alzò gli occhi e le chiese: «Ti ricordi che il baio l'altro giorno zoppicava?» Agata fece cenno di sì con la testa perché non riusciva a parlare, avvertendo che il cugino stava prendendola piano piano. «Fagli fare 2 passi di trotto!» gridò Ninì al cocchiere che faceva camminare il cavallo tenendola per la cavezza. Il cocchiere diede la voce al cavallo che seguì un mezzo giro di trotto. «Hai visto?» fece Ninì rivolto alla moglie. «Che non so piega più. Tu risa basta. Non aveva capito nulla. È una cosa da niente. È una bestia quel veterinario, eh? Cosa fanno stasera a San Giorgi?» «Non so. Credo scampolo!» fece Agata. E la sua voce vacillò un attimo, perché quel colloquio col marito, mentre faceva l'amore col cugino, le comunicava un piacere fortissimo, perverso, misto a paura. «Ma qual è scampolo?» fece Ninì. Agata ebbe un mancamento, come un piccolo singulto, mentre sentiva le mani di Enzo che la stringevano o la tiravano contro di sé per prenderla meglio. Si morse le labbra per non gridare e poi disse calma: «Non ti ricordi quella ragazzina che si innamora dell'ingegnere e la faceva di Nagalli?» Sì, è un po' colagnosetta però. Ma andiamoci lo stesso, tutti dicono che è molto commovente.» Agata si prese la testa fra le mani e non rispose, rimanendo con gli occhi chiusi in quella posizione. «Ti duole la testa?» chiese Ninì. «Ho avuto un capogiro, non è niente, è passato.» «E dove è andato Enzo?» «Non so, stava guardando un libro.» Di lì a poco apparve Enzo nel vano dell'altra stanza. «Ti dispiace se mi porto via per qualche giorno Miti di Virgilio Brocchi?» chiesi a Ninì. «Ah, prendilo pure, è un libro noioso. Non sono mai riuscito a leggerlo. Vieni stasera a San Giorgio a vedere Scampolo.» «A lui questo teatro sentimentale non piace», intervenne Agata sorridendo dall'altra finestra, quasi a suggerire al cugino di non venire a teatro, mentre sentiva sulle gambe qualcosa di teneramente appiccicaticcio. Anche Enzo, dopo aver fatto all'amore con lei in quel modo, preferiva andarsene per conto suo per assaporare meglio, da lontano, quell'avvenimento. «Preferisco tornare in campagna», disse. La sera a teatro, seduta accanto al marito, lei pensò tutto il tempo, quasi disciolta da un piacere irresistibile e ignobile, come suggerito dal diavolo, al gusto di fare all'amore col cugino sotto gli occhi del marito. Lo zio Ercole viveva e lavorava a Roma, ma veniva spesso a Catania ospite di suo fratello, mio nonno Vito. Loro avevano anche una sorella, la zia Lalla. E a casa del nonno Vito mia madre mi racconta che venivano in visita tanti personaggi illustri, uno fra tutti Vitaliano Brancati. Vitaliano Brancati era uno dei più grandi amici di Ercole Patti e lui gli giocava anche degli scherzi terribili. Una volta mio zio regalò a mio fratello bambino un martello di gomma realistico. Un pomeriggio Brancati venne a trovarli a casa di nonno Vito e mio fratello, brandendo il martello, inseguì Brancati, il quale si terrorizzò e scappò via da casa, tra le risate di Ercolino, che gliene aveva fatta un'altra delle sue. Suso Cecchi d'Amico dice che Ercole Patti subì moltissimo la competizione con Vitaliano Brancati, anche dopo la morte di quest'ultimo, che
Insomma, questa cosa lui non la esplicava, però traspariva dalle sue parole. Comunque furono molto amici e legati. E questo amore grandissimo, fortissimo per la Sicilia culminò nella costruzione della casa di Pozzillo. Pozzillo è una località che si trova tra Acireale e Giarre. Zio Ercole fece costruire ex novo una casa in stile siciliano antico, di un colore rosa sbiadito, perché gli ricordasse col passare degli anni quelle sue case d'infanzia che lui ricordava, appunto, e perché questo colore si mescolasse armonicamente con il verde degli ulivi in cui la casa era immersa. La casa aveva un gazebo di legno costruito su un albero che attraverso un ponticello era collegato alla sala da pranzo. E quando lo zio fece costruire la casa, scrisse a proposito di questo: «È stata un'impresa difficile, quasi disperata, cercare di ricreare vagamente questa atmosfera, servendomi dei muratori moderni che arrivano sul lavoro con la loro 600 col pupazzo di stoffa felpata appesa al vetro e il registratore carico di canzoni riprese alla radio». Ebbene, io quella casa la ricordo molto bene. Ricordo il grande portico dove giocavo da bambina dopo essere stati a mare, dove si mangiava. Ricordo il gazebo di legno, appunto, da cui si godeva una bellissima vista dell'Etna e dove mia madre mi faceva far merenda con i formaggini. Ricordo le formiche, tantissime formiche che lo zio adorava, perché lo zio era un amante degli animali e allora lui non voleva assolutamente che si spazzasse per terra dopo pranzo, perché le formiche avrebbero portato via le briciole e sì, anche loro avevano diritto al loro pasto. Esiste una raccolta di racconti che si chiama Diario Siciliano, in cui c'è una descrizione della casa di Pozzillo, ma ovviamente ve l'ho descritta io ampiamente, quindi non vi leggeremo questo racconto, ma leggeremo un altro racconto che si intitola Il mare. Il mare è una descrizione, una delle famose descrizioni di Patti, una descrizione di Catania e dei suoi stabilimenti balneari. Patti adottava uno stile semplice, perché lui amava la semplicità, diceva anzi che fare avanguardia è facile, scrivere in maniera semplice è difficilissimo. Questo è un pensiero comune a molti scrittori, a molti grandi scrittori. Però anche se semplici, queste parole per me sono come gioielli, sono come pennellate che vanno a comporre un grande quadro, il mare. Catania, luglio 1931, mattinata d'estate. Imbocco la via Umberto alle 10 del mattino, come tanti anni fa quando andavo a fare i bagni alla playa. Odore di verdure fresche, carrettini carichi di lattughe fermi in mezzo alle strade, sulle lastre sconnesse di lava scura entro cui scorrono le strette rotaie dei vecchi tram di Catania, scricchiolanti. E l'aria spalancata, leggera, come d'Alessandria di Egitto. La carrozzella, a quei tempi, percorreva questa strada carica di cestini di paglia intrecciata, di grossi asciugamani a spugna, entro i quali, accuratamente avvolta nella carta oleata, riposava la frittatina odorosa da mangiare dopo il bagno e che spesso non si resisteva alla tentazione di mangiare prima. Seduto tra la cameriera e mia madre, allungavo il collo per vedere se passava la carrozza della ragazzina che amavo e che avrei incontrato alla spiaggia. Catania rimane ferma negli anni, non sposta di una linea. I chioschi Liberty della Villa Bellini, come nei giardini di Parigi verso il 1900, i viali, i platani, la fontanina di Cerere, quella del bambino che versa acqua da una brocca umida e gocciolante di licheni, la statua di Mario Lapisardi, quella di Di Bartolo, quella di Tempio. Gli anni lontani, angosciosi, del liceo, sono rimasti sospesi in mezzo a questi alberi, su queste panchine di pietra col gioco della dama disegnato a matita, su questo ponte di lamiere di ferro che trema ad ogni passo. Anni lontani, di sgomento infantile, di voglia di fuggire, di morire pur di non andare a scuola. Le sedie, i registri, gli esami e il mare. Il malinconico mare di Guardia Ognina, di Piazza dei Martiri con gli stabilimenti di vecchio e umido legno. Le cabine, costruite su palafitte folte di erbe marine, avevano
una botola, dalla quale per una scaletta scura, viscida, di alghe si scendeva in acqua. Un'acqua fredda e ferma. Preti, con lunghi costumi da bagno che li ricoprivano dal gomito alle caviglie, scendevano cauti quelle scalette, si immergevano, spasimando nell'acqua gelida, signore, vestite di tutto punto, con calze nere e giubbetti neri si calavano furtivamente giù e il gonnellino del costume si allargava nel mare verde come una nera medusa. Bagni segreti. Una volta in acqua, le signore rimanevano attaccate alla corda, con le labbra serrate, i capelli turriti e asciutti. Le più audaci nuotavano un po' verso la corda opposta, lontana una decina di metri, nuotavano di fianco, con fatica, tenendo la testa buttata all'indietro, le membra irrigidite, le labbra inchiodate. E stando attentissime, che neanche una goccia d'acqua le sfiorasse il volto o i capelli, come se temessero spuzzi a vetriolo. Questo breve recinto... Dicevo, questo breve recinto di mare circondato da palafitte da una parte e da scogli dall'altra si chiamava La Vasca. Attraverso un piccolo varco aperto fra gli scogli e chiuso da uno sportello di legno, si accedeva nell'alto mare, ma pochissimi erano quelli che si spingevano fin laggiù. Certi professionisti, poco fidandosi della promiscuità della vasca comune, preferivano fare il bagno con i familiari in maniera ancora più privata e segreta e prendevano in affitto i cosiddetti camerini sott'acqua, nei quali la scaletta di legno, anziché nella vasca comune, conduceva in un piccolissimo recinto chiuso ermeticamente con fitte tavole. Era come fare il bagno in una cassa di imballaggio. Si scendevano i gradini viscidi nel buio umido come se si andasse in cantina. Ad un tratto, sopra il piano di un gradino, si sentiva l'acqua fredda e improvvisa sotto la pianta del piede. Intere famiglie di funzionari si calavano in queste specie di cassoni, in una luce verdolina incerta da fognatura, con carni bianchissime. Le ginocchia delle signore nella penombra sembravano grossi gnocchi di latte. Diguazzavano un po' fra le nude e tenebrose pareti come peccatori danteschi, e poi risalivano frettolosi e gocciolanti con un rumore sordo di piedi scalzi sulla scaletta. Ributtavano giù il pesantissimo coperchio della botola con fragore pauroso che echeggiava per tutto lo stabilimento. Ah, stabilimenti balneari di guardia ognina, quei venditori di ciambelline abbrustolite dalla forma di numero 8, col marinaio che affittava le zucche sonore di semi secchi. Si tornava a casa verso l'una, stanchi e spossati dal bagno, mentre il solleone infuriava. Pomeriggi estivi interminabili. I gridi dei venditori ambulanti arrivavano da lontano, lamentosi e indecifrabili, attraverso le tendine di cannucce di paglia, e risuonavano nella penombra fresca e ventilata delle stanze. I cavalli delle carrozzelle dormivano immobili sui lastroni roventi, con la testa immersa nel sacchetto delle fave. Signor attore, prego. Ercole Patti fu anche autore teatrale. Infatti suoi sono alcuni atti unici, come Il Carosello, una sceneggiatura, Carriera d'attrice. Poi ricordiamo anche proprio dei testi teatrali, come Un amore a Roma, tratto da un romanzo, e L'avventura di Ernesto, tratto da un racconto, di cui ricordiamo una versione del 1971 andata in scena al Teatro Stabile di Catania con la regia di Aldo Trionfo e con un grandissimo Turiferro nel ruolo del protagonista. Quindi fu autore teatrale ma anche vivace critico cinematografico. Perché dico vivace? Perché lo zio Ercole era uno dei pochi inviati della stampa, di critici cinematografici, che si arrogava il diritto di dormire durante le visioni riservate alla critica.
al Festival di Cannes, al Festival di Venezia, insomma nei più grandi festival cinematografici. Perché lui diceva che, come per i romani, la guerra è un tempo di riposo, così la visione riservata alla stampa è un tempo da concedersi per il sonno. E poi soprattutto, dormendo, le qualità dell'opera, le qualità più nascoste vengono fuori, sono più comprensibili sia per il pubblico sia per un critico. L'unico film che Ercole Patti vide dall'inizio fino alla fine, con gli occhi aperti, lui che era considerato il maggior critico italiano dormiente, detto anche per questo motivo la salma per la posizione che assumeva durante le proiezioni, anche perché poi so anche che lui riusciva a dormire con gli occhi aperti, no? Faceva credere che fosse sveglio. Ecco, l'unico film che Ercole Patti riuscì a vedere dall'inizio alla fine fu a Cannes nel 1964, e fu una pellicola brasiliana che vinse quell'anno, orribile, O Pagador de Promisas. Alla fine della proiezione Ercole Patti, infuriato, chiese a gran voce: che museo è? Che museo è il cinema? Qualcuno gli rispose: l'ultima, e lui: e se lo merita. Ecco, bene. Quindi, diciamo, critico dormiente, però attento spettatore a teatro. E proprio di teatro adesso parliamo, per la sua gioia. Manca un'attrice. Prego, prego, signora attrice. Proprio nel teatro si evince di più il suo stile caricaturale, grottesco, e adesso leggeremo un estratto da una sceneggiatura che è un atto unico. Quattro intellettuali, o pseudotali, quattro sceneggiatori, scrivono una sceneggiatura per il comico Brignazzi. Lo può, il concetto di comicità è sempre aleatorio e soggettivo. Una cosa che fa ridere uno può darsi che non faccia ridere un altro. Albertelli, però ci sono cose che non fanno ridere né l'uno né l'altro. Ma non vuol dire, basta che la cosa abbia in sé la capacità potenziale di far ridere una data categoria di persone. Se non ci riesce, ma non significa nulla, avrebbe potuto riuscirci. Ecco il punto importante, allora è valida. Se poi all'atto pratico non sortisce l'effetto voluto, a me non me ne frega niente. Per me è valida lo stesso. Bergson sostiene che il riso... Oh, e qui dobbiamo piandarla con Bergson. Bisogna fare un film comico per Brignazzi, e ci sono dei milioni in ballo. Sono quattro giorni che discutiamo inutilmente e non si può andare avanti se non ci si mette d'accordo almeno sul genere di comicità. Se mi si vuole trascinare in un genere di comicità deteriore, io mi rifiuto. Tutto quello che è stato detto ieri e stanotte è degno delle cartoline del pubblico della domenica del Corriere. E allora trovale tu le battute spiritose. E le troverò. Intanto esigo un genere di comicità poetica, poetica e non da giornale umoristico. Su questo io non transigo. E però bisogna che le battute facciano ridere, Cioè, ne pensi, Schiandi? Ma c'è modo e modo di far ridere. Ad un certo tipo di riso, sinceramente, io mi ribello. Allora preferisco non ridere. Cesaretti? Ma vediamo, no? Discutiamo, mettiamoci d'accordo su questo genere di comicità. Mettiamoci d'accordo. Sì, ma cosa vuoi che sia? Che in tre giorni di discussione non si è parlato che della trovata del cane. Ma figuriamoci, lui si china, raccoglie un sassolino, lo tira al cane, ma se sbaglia e colpisce un passante. Il passante si volta e Brignazzi. Oh, sai che spasso e che risate. Per tre giorni non si è parlato di altro. La scena del cane non va. Siamo d'accordo. Ma il principio rimane sempre lo stesso. La comicità non deve subito saltare agli occhi, deve scivolare nel comico, senza scosse, senza averne l'aria. A volte basta un niente. E il produttore ci rimette i quattrini. Quando Geronazzo sente le battute che avete scritto, gli piglia un accidente. Ma che vuoi che gliene freghi? Ah, Geronazzo, dei cosi, là, come si chiamano, degli slittamenti lirici. Lui caccia i quattrini, ha preso Brignazzi perché vuole guadagnarci. E allora se riprende la sceneggiatura di Rizzo e Panicali a base di carci in culo e pizza in faccia, sentite, io mi ritiro. No, la sceneggiatura di Rizzo e Panicali non è affatto brutta. Basterebbe qualche piccola modifica. Oh, c'è la scena della casa di tolleranza che è una cannonata.
quando Brignazzi esce vestito da donna, inseguito dalla Gianna Maria Ferrari in mutande, casca giù la sala, questo ve lo garantisco io. Volgarissima. Ma come si può vedere Brignazzi vestito da donna? E poi parliamoci chiaro, se si fa Brignazzi vestito da donna, io me ritiro. Calma, 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 siamo qui per metterci d'accordo. E di questo passo rimettiamoci pure la pernacchia in faccia al maresciallo. E per me fate come volete, però bisogna che io vi dica la verità. La scena della pernacchia al maresciallo è di sicuro effetto. Basta! No, no, ma no, ma ci sono pernacchie famose al cinema e in grandissimi film di classe. Quella celebre, per esempio, della Grande Parata o quella di Se avessi un milione. Ma capirai, ma quella pernacchia è poetica, concepita da un grande regista, eseguita da un grande attore. In essa si conclude tutta l'azione che è stata liricamente preparata. È a catarsi, è funzionale. Questa derizia e panicali è semplicemente volgare e gratuita da peracottari. Sì, ma l'effetto è sempre quello. Ma vuoi metterla con quella derizia e panicali? Sempre pernacchia. Mi rifiuto di discutere su questo piano. Ma io volevo dire... Niente! Prima di andare avanti, devi ammettere che quella pernacchia è un'opera d'arte. Ma io dicevo soltanto che... Niente, no! Mi devi dire se sei d'accordo o no. Va bene. Oh. È poetica. Ma il suono è sempre quello. Martaccio. E facciamo diventare poetica anche questa, no? Ma mettiamola. A Geronazzo ci piace molto. Quando saprà che l'avete tolta diventerà una belva. Lo conosco io. Ok. La pernacchia non si può lasciare. Ho detto che non si può lasciare. Non ha una sua giustificazione logica, non è funzionale. Piuttosto, io la sostituirei con una gag che deve essere come un sospiro, un non nulla. Qui è tutta questione di regia. Io vedrei un arco, anzi no, un'arcata di ponte e Brignazzi in campo lungo che vi passa in mezzo in una luce livida di tramonto e cammina. Ad un certo punto si volta indietro, ma un attimo soltanto, tipo così, va, una cosa misurata. E ancora due passi, la macchina avanza e si vede Brignazzi di spalle in mezzo primo piano. Si deve capire che vorrebbe voltarsi, ma ancora non lo fa. Si sente il rumore di pignate rotte, ma Brignazzi non si volta. Basta. Fondue. La comicità è tutta in quel non voltarsi indietro. E questa gliela dici tu a Geronazzo, io mi rifiuto. E andiamo. Ma forse bisognerebbe rinforzarla, così un po' fiacca. Io invece la trovo spiritosissima. Se non la capite, mica è colpa mia. E a me questo genere di comicità non mi fa ridere per niente. E a me invece mi fa ridere. E a me mi fa venire il latte alle ginocchia. E a me mi fa ridere moltissimo. Mi fa ridere enormemente. Ma calma, 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 calma. Oh. Arriva una lettera. Ecco una lettera dal regista. Apro la lettera. Vediamo che cosa dice delle scene dell'altro giorno. Scorro la lettera. Dice che non ci siamo. Brignazzi è sacrificato. Le scene non fanno ridere. Leggo. Le scene vanno impostate secondo questo schema. Sviluppatele voi. Passo i fogli ad Albertelli. Ma qui si superano i limiti dell'imbecillità. Bisogna ricominciare da capo in analfabeta. È come discutere con cavallo. Calma. Calma, 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 calma. Sarebbe stupido dopo un mese che lavoriamo rimetterci pure i quattrini. Vediamo, vediamo. Con la calma si può trovare una soluzione. Non ci riscaldiamo. Secondo me, la trovata del cane fa ridere. Esaminiamola con tranquillità, senza preconcetti. Dunque, lui si china,
raccoglie un sassolino e lo butta al cane, ma si sbaglia e colpisce un passante. Il passante si volta di scatto. Chi è? E Brignazzi! Mi pare molto spiritosa. Ma se eravamo d'accordo che era una fesseria. Ma è tutta questione di regia. Se il regista la imbrocca. Già, fosse. No, niente, non va. E allora torniamo alla soluzione di Rizza e Panicali, quella dell'asilo dell'infanzia. Che Brignazzi è il prete, ingespica nella sottana e cade. Fa ridere. A me non fa ridere manco per niente. Fa ridere, ma che ci vuole per farvi ridere, Cristo Santo? Ma far ridere i fresconi come a te. Ci ho fatto, no? Sono stufo di questo intellettualismo. Non sapete fare una minchia, fate tutti i difficili. Ma stai zitta, analfabeta! Ah, Cristi scaglio, sorte di tremo! Mo te rompa la faccia! Non c'è santo di cazzavoni, cati! C'è al telefono il commendator Geronazzo de Montecatini. Pure lui. E ci vuole. Alberta, le rispondi tu. Io non rispondo. Poi, io nemmeno. Schianti, rispondi tu. Sì. E rispondo io. E qui dobbiamo risolvere. Pronto? Va bene, commentatore, sì. Siamo esatto, tutti d'accordo, sì. D'accordo. Stiamo lavorando. Bravo, io, ma facciamo come fracasso. Senti una cosa, io vorrebbe una cosa. Sì, c'è. Ah. No, non l'abbiamo tolta, sì. È vestita da donna. Bene. Divertentissima. A proposito che ha giocato sto Rupernacchi. Ah, sono cazzo vostro, sono fatti lo carico io! Ho fatto questo! Clic! Vuole la casa delle bottane con Brignazzi vestito da donna, la pernacchia in faccia al maresciallo e la scena del pirito al ristorante. Ha telefonato apposta. È irremovibile. Ah, avete sentito? E non c'avevo ragione io! E va bene, mettiamoci tutto, non posso mica rimetterci ai sordi, ma sia ben chiaro che lo faccio soltanto per non perdere i quattrini. Artisticamente io non me piego, sono inflessibile. Lo po', scrivi. E va bene, toglierò il mio nome dai titoli di testa. Lo po', scrivi. Non puoi togliere il nome, è scritto nel contratto. E va bene, e non lo toglierò. Attaccato alla vita, ma inquinato dalla morte, Ercole Patti si lasciò morire nella sua casa di Roma, attanagliato da un grave male, era in cura da un caro amico, un medico del nord. Poi quando questo amico purtroppo venne meno, zio Ercole rinunciò alle cure, non volle più sottoporsi ai controlli periodici e così morì nella sua casa di Roma nel 1976. A quell'epoca era assistito, in quest'ultimo periodo della sua vita, fu assistito da una donna che forse fu la donna più importante della sua vita, l'attrice Dina Sassoli. La presenza della morte e dell'ineluttabilità del destino è presente in tutti i romanzi di Ercole Patti, soprattutto nell'ultimo, Gli ospiti di quel castello, questo qui, del 1974. Questo è un romanzo che, secondo Patti, riassume tutti gli altri. C'è un cambio di registro perché vira verso il simbolismo ed è una parabola sulla vita, sulla morte, l'amore, sulla vecchiaia, al di fuori del tempo e del reale. E in questo romanzo fa capolino per la prima volta la vecchiaia. La vecchiaia che rende turpe il desiderio. È curioso notare come molti dei personaggi presenti in questo romanzo furono ispirati a personaggi realmente esistiti, che fecero parte della vita di Patti. Ad esempio la vecchia governante del castello, altro non era che la domestica di casa Patti, una donna con una storia molto particolare, pare che uccise un'altra donna per rubarle il figlio e presentarlo poi a un signorotto e farsi sposare facendolo credere suo. Quindi insomma ritroviamo una serie di personaggi che furono importanti nella vita di Patti. Però adesso concludiamo il nostro viaggio con il finale di Un bellissimo novembre.
Un bellissimo novembre è il romanzo più famoso dello zio. E c'è una curiosa e inquietante coincidenza dentro il romanzo dello zio, Un bellissimo novembre, perché lui, Ercole Patti, morì il 15 novembre. E il 15 novembre fece morire Nino, il personaggio principale, appunto, del suo romanzo più famoso. E nella stagione, novembre, all'autunno, una stagione che zio Ercole amava di più. Nino saltò ancora giù, anelante come un cane da caccia lanciato sulle piste della selvaggina, e tornò a cercare nel castagneto. Da quella parte era il leggero declivio, c'erano alcune macchie di castagni lasciati nei precedenti tagli che si alzavano con tronchi poderosi altissimi. Nino si fermò ancora. Nel gran silenzio che c'era intorno si sentì il rovinio di una castagna che, sgusciata dal riccio socchiuso, precipitava giù con fracasso, battendo sulle foglie e sui tronchi. In fondo c'era una casupola mezzo diroccata, di quelle dove si raccolgono le castagne in attesa di caricarle poi sui muli, o dove qualche volta dormivano i legnaioli o sostava qualche cacciatore. Sporgeva su una piccola spianata circondata da alti alberi, immersa in un'ombra riposante. Nino vi si diresse, ma nel momento in cui stava per avvicinarsi alla porta, preferì girare lungo un lato della casupola. Era una piccola costruzione murata a secco con pietre laviche. In un angolo le pietre e un po' di tetto erano crollati. Lo squarcio era stato chiuso alla meglio con rami di albero. Accostandosi al muro, Nino vide che il lato c'era un buco, una specie di rudimentale finestrella. Gli parve di sentire un fruscio all'interno. Correva lungo la parete un rustico sediletto. Il ragazzo alzò una grossa pietra, ve la pose e ci salì su. Da lì, sollevandosi sulle punte dei piedi, guardò dentro il buco. Vide per prima cosa due canne lucide di fucile appoggiate al muro di fronte. Abbassando lo sguardo vide Cettina e Sant'Agati per terra, su un mucchio di foglie. Lei aveva tutte le cosce scoperte e lui le era addosso. Nino vedeva le mani bianche di lei che uscivano dalle maniche del golfetto giallo e si stringevano attorno alle grosse spalle di Sant'Agati ricoperte dalla ruvida giacca da caccia. Lui le teneva la bocca sulla bocca come se volesse levarle il fiato con quei suoi biondi baffi arruffati sulla gota rosea di lei. Nel reggersi sulle punte dei piedi sul sasso vacillante, Nino perdette l'equilibrio e cadde giù con un tonfo sulle foglie secche. A quel rumore si sentì un tramestio nell'interno della casupola. Nino si rialzò di scatto e si mise a correre prima che qualcuno uscisse. Si mise a correre disperatamente, con il cuore in gola, un ginocchio sanguinante, cercando di nascondersi dietro qualche tronco più grosso. Non voleva a nessun costo che quei due lo vedessero. Correndo, intravide con la coda dell'occhio Sant'Agati davanti alla casupola. Guardava in giro e certamente lo vedeva fuggire a rompicollo. A Nino sembrava di sentirsi addosso lo sguardo di Sasà Sant'Agati, che seguiva la sua fuga con un sorriso di compatimento e di scherno. Allora, nella speranza che forse Sasà, ingannato dalle ombre del castagneto, non lo avesse riconosciuto, forzò ancora la sua corsa. Il cuore sembrava che volesse spaccargli il petto. Cettina non era più sua. Ormai non avrebbe più voluto saperne di lui. Tutto era finito. La vista gli si annebbiò, sbatté violentemente la testa contro un tronco, gli sembrò di vedere come un gran lampo sordo, avvertì un dolore cupo nel mezzo della fronte e continuò a correre, quasi non ci vedeva più, correndo con la testa che gli girava, batté ancora contro un altro albero e quasi perdette i sensi. Barcollando, trascinato dall'impeto della corsa, si trovò sull'orlo di un vallone scosceso che attraversava il castagneto, un vallone che conosceva benissimo e nel quale aveva giocato tante volte coi cugini, nascondendosi dietro i macini e le ginestre, facendo finta di sparare ai nemici o preparando con fili di gramigna piccoli cappi per catturare le lucertole. Vide quei macigni noti sotto di sé e quasi senza capire bene quello che faceva.
Vi si buttò dentro con la testa all'ingiù come in un tuffo nel mare di guardia onnina. Batté violentemente il capo su una roccia e non si mosse più. Il suo corpo, senza vita, rimase col viso rivolto al cielo e le gambe allargate su quel duro masso di lava. La camiciola a strisce bianche e blu che la madre gli aveva comprato 2 giorni prima in quel negozio di via Lincoln e che era tanto piaciuta alla zia Cettina, era strappata su un fianco. Sul suo volto di adolescente, dai capelli di un biondo scolorito dal sole e dal mare, era spuntata sullo zigomo una chiazza rossa. Dalla campagna, immersa nell'autunno, giungevano le schioppettate dei cacciatori che sparavano alle calandre. Era il 15 novembre del 1925. Era il 15 novembre del 1976. Moriva nella sua casa romana lo scrittore Ercole Patti. Tutti possono scrivere. Secondo il teorema della scimmia instancabile, una scimmia che batta a caso i tasti di una tastiera per un tempo infinitamente lungo quasi sicuramente riuscirà a comporre un testo prefissato. La probabilità che questa scimmia riesca, per esempio, a battere i primi 28 caratteri di una frase di Shakespeare è una su 10.000 milioni di milioni di milioni di milioni di milioni di milioni, che equivale a comprare per 4 volte un biglietto della lotteria e vincere tutte e 4 volte il primo premio. Bene, bene, io scrivo da qualche anno, seguendo un po' le orme dello zio. E forse, proprio come la scimmia, dopo un tempo infinitamente lungo, riuscirò a scrivere qualcosa di bello. Ma intanto, caro zio, io ti ringrazio. Ti ringrazio perché mi hai fatto amare l'arte della scrittura, perché mi hai insegnato a disegnare con le parole e perché con le tue parole mi hai fatto vivere e rivivere tutti noi.